tutti, stavo riaccendendo la macchina che era già accesa, ma la colpa è dei miei capelli super pazzi. Oggi è un super giorno, non per Giorgia, cioè per Giorgia ma nello stesso tempo non per Giorgia. Allora, oggi è il compleanno di Giorgina! Andare a essere triste! Oggi Giorgina compie 14 anni, però purtroppo, diciamo la nostra regola è un pochettino rimandata perché deve andare a scuola. Quindi prima deve andare a scuola e poi, oltretutto oggi è anche il pomeriggio, poverina. E poi quando tornerà allora farà quello che è la nostra prassi, diciamo, durante i compleanni. E non è tanto felice perché deve essere interrogata, cioè non è che deve essere interrogata, sicuramente sarà interrogata di una materia. Ah, di quello lì sicuro. Poi una è in forse. Quindi ieri ha dovuto, poverina, studiare come una matta perché oggi aveva poi queste interrogazioni, tre in un giorno solo, cioè boh, non le condivido, tre in un giorno solo, però tanto non decido io, quindi. E in confronto al liceo dove va Manuel sono molto più non so, non dico organizzati, però le scaglionano meglio, cioè a parte il fatto che avvisano tutti quando verranno interrogati e poi cioè Manuel finora non mi sembra che si sia mai trovato con così tante materie di interrogazione o di verifiche, o sbaglio? Quindi, vabbè, qui stanno facendo di nuovo i lavori sul ponte. Ma porca... Mi sono messa in una maniera che meno male che non vedete. Questa pensa che sono matta che parlo da sola. No, sto parlando di me. E niente, quindi... Perché stanno mettendo sul ponte, ci hanno finito, gli scoli per l'acqua e quindi hanno dovuto richiuderlo momentaneamente, ma sarà stato chiuso 5 giorni praticamente, prima da una parte poi dall'altra, quindi non completamente chiuso ma metà e metà, per appunto mettere gli scoli dell'acqua. E diciamo che però è un po' noiosa come cosa perché c'è tanto traffico soprattutto al mattino nell'ora di rientro da scuola dei bambini, c'è un sacco di traffico, quindi adesso per esempio io ero ferma in doppia fila in mezzo alla rotonda, cioè se si può. E niente, quindi Giorgina adesso andrà a scuola così avrò il tempo di farle la torta perché tanto lo sa che gliela faccio mentre lei è a scuola. E niente, poi oggi pomeriggio quando arriva, cioè quando l'andrò a prendere, poi diciamo che lì inizierà veramente il suo compleanno, perché per adesso è un po', non mi sembra molto felice e gioiosa al momento. Comunque il regalo gliel'abbiamo già fatto, ce l'ha già anche a casa. Deve, diciamo, aprirlo, ma è un gioco per la PlayStation digitale che le ha preso Maurizio e poi oggi quando, diciamo, lo aprirà ve lo facciamo vedere. E niente, quindi oggi sarete con me perché lei è a scuola mentre prepariamo la torta e tutte queste cose qui. E poi quando torna vediamo se è un po' più felice, se vuole dire qualcosa al riguardo. Ci vediamo dopo, ciao ciao!
Allora, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, abbiamo portato Sabrina a catechismo, sono andata a riprenderla, sono andata a prendere Giorgia che adesso è di là che gioca e niente, io adesso vado a preparare questa per Maurizio e Gabriele, seguendo la ricetta che c'è qui. Quindi vediamo un attimino, per prima cosa prendiamo gli ingredienti che ci servono, che sono questi. Io vado a fare doppia dose, mi preparo tutto e poi iniziamo a fare. Adesso andiamo a preparare la torta. Vi faccio vedere, vi farò vedere anche gli ingredienti che ci serviranno e niente, dopo poi continuiamo con quella cosa lì. Mio Dio, qui si vede da troppo vicino. C'era Gabriele quello io. Quindi andiamo. Allora, questo qui sarà l'ingrediente principale della torta, ma no, è troppo poco e quindi devo andarne a recuperare ancora un po'. E nel frattempo prendo anche gli altri ingredienti. Ciao.
144 ml di olio, 150 ml di caffè, 3 uova, 200 g di zucchero, una bustina di lievito per dolci e 380 g di farina. Io ho usato quella senza glutine della Revolution. E adesso devo solo andare a qui invece ci sono queste e praticamente sono mezzo di gusti diversi e qui ma invece ce sì. n'è uno. Beh, perché sono due così. Adesso vi faccio vedere perché ho preso anche delle altre cose per questo. Quindi vi faccio vedere cosa ho preso. Vi lascerò scritto sì, in sovrappressione praticamente. No, ve lo dico e basta. Adesso aspettate un attimo che dobbiamo trovare dove spostare così vi faccio vedere la roba. Allora, Ho preso due di queste. Queste, ne ho prese tre, questa, smettetela voi due, e poi invece qui, pensate che pensavo che c'era una cosa, non mi ricordo neanche quello che compro, mamma mia, dove sono messo? Aspettate, perché mi hanno mollato da solo, ecco. E qua c'è questo qua, che i bambini hanno distrutto completamente, e niente, quindi adesso vado a preparare questo, lo vado a mettere sopra, così poi vediamo cosa vogliono, perché non lo so. Cioè, lui me lo può dire perché qua, ma Maurizio ancora non è arrivato. Perciò vediamo e intanto aspettiamo la torta. Allora posso vedere la torta? Neanche un po' però. Ogni volta che viene respinto con l'attacco con il cuore. Chiusi, dai! Non mi fido di Giorgia. Lui ha chiusi. Non devi ancora aprirli, te lo diciamo noi, eh? Ok. Cosa? Qua ti. Metti qui dopo. Ok. Cosa c'è dentro? Io so cosa c'è dentro. Basta!
L'ho capito! Pia! No, no, Pia, Pia! Pia, Pia! Ti calmi! Ti calmi! Non si vede nulla. Io mi sto per addormentare. Oh, madonna. Eccola. Mamma, richiudere. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri a Giorgia, tanti auguri a te. Sofia! Aspetta, Mamma mia, le candele fanno. Ah, no, stacca.